Bussi che prova ad accelerare, Bussi se ne va in mezzo, calcio di rigore per la Triestina. Ancora per Della Bianca che prolunga bene, attenzione alle spalle di tutti. E calcio di rigore per la San Vitese. Bussi che stavolta vuole il fondo, altro calcio di rigore. Toggia, attenzione, raccolta all'indietro, la palla per Steinhaus, altro calcio di rigore. Basterebbero queste immagini a far capire che quella di domenica pomeriggio a Rocco è stata sicuramente una partita bizzarra, dai numerosi colpi di scena con alla fine l'amaro epilogo per la Triestina che è uscita sconfitta per 3-2. Uno scatenato Bussi sarà protagonista di questa gara. Dopo pochi minuti l'ala si imbuca sulla sinistra e dentro area viene sgambettato dal difensore ospite. L'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore, ammonendo anche l'autore del fallo Giacomini. Dagli 11 metri si presenta Godeas che di potenza assegna il vantaggio alla Bardato ed è il suo 11° centro in campionato. La gioia del vantaggio dura però solo 6 minuti, ribaltamento di fronte e altro rigore concesso dall'arbitro Gariglio per fallo di Pratolino su Cucciardi. In questo caso è Della Bianca a non sbagliare, ristabilendo la parità. Poco dopo è ancora l'ispirato Bussi a creare piglio agli avversari, il suo ingresso in area viene accolto da un calcione, l'arbitro giudica nuovamente l'intervento degno di un calcio di rigore a beneficio dell'Unione. Dopo qualche parapiglia e alcune contestazioni su tale scelta, Godeas si presenta di fronte a Peresson ed anche in questo caso sarà il portiere a dover recuperare la palla alle sue spalle. Godeas infila il 2-1 e la Triestina torna in avanti. A completare il museo degli orrori o degli errori, il quarto calcio di rigore arriva a causa del fallo di mano in area di Piscopo, di nuovo Della Bianca incaricato al calcio del dischetto, palla da una parte e portiere dall'altra, si torna sul 2-2 al 35° del primo tempo. Tutto da rifare dunque, ci prova subito Bussi pescato in fuorigioco in una delle migliori occasioni per poter ritornare in vantaggio. Altalena di occasioni, Giglio sulla destra è pericoloso col suo lancio in mezzo, Piscopo per poco non la combinava grossa. Nella ripresa si registrano ancora delle occasioni, prima Bussi in acrobazia ci prova colpendo bene ma Peresson blocca, turno di De Petris col sinistro, apre però troppo l'angolo e la palla scorre fuori. Qualche minuto dopo Bussi riesce a trovare la via del gol, ma l'arbitro annulla tutto nuovamente. Clamorosa decisione che farà discutere, la posizione sembrava essere assolutamente regolare. A chiudere le danze la San Vitese con Della Bianca in area, bravo a controllare, palla in mezzo e Pecile deve solo spingere a rete. Da qui alla fine succederà poco o niente, Triestina a bocca asciutta, non prende punti restando non in classifica.